E il terzo impegno a valutare la possibilità come incipit del secondo e del terzo impegno formulati nella mozione a firma dell'onorevole Rampelli. Con queste riformulazioni il parere è favorevole. Grazie. Grazie a lei. A questo punto, come preannunciato, interrompiamo l'esame delle mozioni che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle 8.30. Abbiamo degli interventi di fine seduta. Cominciamo dall'onorevole Melilla. Prego. Grazie, signor Presidente. Volevo sollecitare la risposta del Governo alla interpellanza numero 2/00865 inerente ai ritardi nell'attivazione dell'Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo e il regolamento della Direzione Generale della Cooperazione e lo Sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Come è noto, la legge 125 che abbiamo approvato nell'agosto del 2014 assegnava un tempo di 6 mesi al Governo per corrispondere ad una esigenza che è particolarmente avvertita dalle organizzazioni non governative e dalla società civile che opera nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo, delle regioni e degli enti locali che operano nel campo della cooperazione decentrata. Quindi sollecito la risposta del Governo a questa mia interrogazione numero 2/00865. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Di Stefano, Maglio Di Stefano. Grazie Presidente. 4 anni fa moriva Vittorio Arrigoni, attivista, scrittore e soprattutto essere umano. Vic bendato e strangolato una notte come un'altra per le sue battaglie. Vic ucciso 3 volte, non una. La prima dai suoi carnefici. La seconda dalla stampa italiana che si affrettò a identificare i suoi assassini come palestinesi stessi, colui per cui lottava. E la terza dallo Stato che non si degnò di presenziare ai suoi funerali né di esprimere pubblico cordoglio. 4 anni fa moriva un semplice ragazzo che ha insegnato al mondo che l'azione vale più di 1000 parole, ma anche che le parole possono aprire una breccia all'indifferenza collettiva. E allora voglio ricordare con le sue semplici parole dalla sua Gaza, Palestina. Non ce ne andiamo, perché riteniamo essenziale la nostra presenza come testimoni, oculari dei crimini contro l'inerme popolazione civile, ora per ora, minuto per minuto. Non siamo fuggiti come ci hanno consigliato i nostri consolati, perché siamo ben consci che il nostro apporto sulle ambulanze come scudi umani e nel dare prima assistenza ai soccorsi potrebbe rivelarsi determinante per salvare